Ciao, benvenuto tra le ruote quadrate. Se sei qui, probabilmente sei un po' ruota quadrata anche tu, ma ancora non lo sai. Da quando è nato questo progetto, le ruote quadrate è un nome che è risultato simpatico, ma in molti mi hanno chiesto perché le ruote quadrate? Perché proprio ruote quadrate? Ma perché proprio ruote quadrate? La storia è avvincente anche con qualche colpo di scena, per cui mettetevi comodi e cominciamo da una bambina che si chiama Laura. Eccomi! Laura, quando ero piccolino ho avuto l'opportunità di andare a visitare un museo con una mostra pensata apposta per i bambini. Lì ho scoperto il concetto di ruote quadrate e mi ha folgorato. Ci hanno mostrato una sorta di esperimento scientifico. C'era una ruota classica, rotonda, che rotolava benissimo. E poi c'era una ruota che sembrava sbagliata, una ruota quadrata. Sarebbe mai riuscita a rotolare? Fermi, non scappate, non è matematica pura. La verità è che sì, come le ruote rotonde rotolano benissimo su una superficie piatta, liscia, così le ruote quadrate, che sono già fatte di superfici piatte e lisce, rotolano molto bene, ma su un terreno che è a gobbe. Se volete saperne più di così o la spiegazione non è sufficientemente chiara, andate a spiare il link che metto nella descrizione. Ma perché mi è rimasto così impresso questo concetto? Quello che mi ha colpito da bambina non è soltanto il fatto che le ruote quadrate rotolassero, che non era esattamente così intuitivo, ma il fatto di capire che le ruote potevano rotolare tutte benissimo, che non c'è una ruota giusta o una ruota sbagliata. Le ruote vanno bene tutte, semplicemente hanno bisogno del terreno adatto per dare il meglio di sé. Crescendo, questo pensiero è tornato più volte e ho capito che se chiedo a un pesce di salire su un albero, il pesce sembrerà incompetente, ma se lo metto nell'acqua è molto più bravo di tutti noi. E così sono certe idee, così sono certe persone. Sono idee e persone meravigliose. Hanno solo bisogno delle condizioni giuste per arrivare dovunque. Ed eccoci qui alla creazione di questo canale, che è nato col nome Le Ruote Quadrate proprio per ricordarci che se creiamo lo spazio adatto possiamo riuscire ad accedere a cose meravigliose. Per cui lasciatevi incuriosire. Che siate ruote quadrate o che abbiate voglia di ascoltare idee che sono ruote quadrate, venite a rotolare con noi. E il modo più facile per rotolare con noi è iscriversi al canale e controllare che la campanellina sia nera. Se poi in questo spazio trovate qualche idea che pensate possa essere interessante per qualche vostro amico, fatela rotolare ancora più lontano e condividete. E con questo vi saluto, se avete qualsiasi altra domanda scrivetela nei commenti, conosciamoci e rotoliamo tutti insieme. Ciao! Le persone hanno già... Ciao, benvenuti... La storia è avvincente e anche con qualche colpo di scena.